Il Coridonia Calcio richiama Flavio Falzetti al timone dell'area tecnica, direttore sportivo per quanto riguarda la prima squadra. Un'opportunità in più per cercare di migliorare una situazione che probabilmente al momento qualche problema lo crea. Comunque sentiamo chi più di noi ne sa, cioè Massimo Ciocci. Sì, buonasera, io colgo l'occasione di presentare il nuovo direttore sportivo, che poi tra l'altro è un grandissimo ritorno di Flavio Falzetti. Sono sicuro che ci possa dare una mano, anche perché il suo passato qui a Coridonia 4-5 anni ha fatto molto bene, e spero che ci possa dare una mano proprio per venire fuori. Allora Flavio Falzetti, un ritorno diciamo voluto da tutti. Sì, ringrazio la società per l'occasione che mi ha dato. Quest'estate avevo fatto una scelta mia personale dovuta alla mia situazione di salute, che ancora purtroppo è precaria, però al Coridonia non potevo dire di no, perché questa ormai la considero una famiglia. È un momento di difficoltà, ma sono sicuro che ne veniamo fuori tranquillamente. Ci sono dei problemini che vanno risolti, ma sono molto ottimista, anche perché come impianto di squadra non siamo secondi a nessuno. Probabilmente in questo momento c'è poca tranquillità dovuta a mancanza di risultati. Faremo sicuramente qualcosa in entrata e in uscita, perché questa è una squadra che secondo me va rivista. Ho le idee molto chiare, però con calma, con anni abbiamo pianificato tutto e con grande serenità ne verremo fuori tranquillamente. Ne sono sicuro, perché ho grande fiducia in questi ragazzi. Quindi, come si diceva qualche ora fa, diciamo così, rimettere a mano alla rosa? Sì, quest'anno insomma sappiamo che dobbiamo stare attenti, particolarmente attenti al portafoglio, quindi io ho la mia idea che una società di calcio viene gestita un po' come un'azienda. Dobbiamo gestire meglio le risorse che abbiamo. Sicuramente io ho parlato chiaro ai calciatori. Questa squadra deve rispecchiare il mio modo di essere, cioè una squadra cattiva. Io non, domenica finita il primo tempo ho visto gente che andava via e questo mi ha colpito. Vuol dire che insomma avevamo già abbandonato un po' un certo tipo di atteggiamento, e questo non deve succedere con me. Cercherò dei giocatori che abbiano quel carisma, quella fame, quella cattiveria consona a questo campionato, perché in questo campionato secondo me, al di là della qualità, ci vuole grande fame. Se ci saranno entrate, ci saranno anche uscite? Beh, sicuramente sì, purtroppo dovremo fare delle scelte, ma questo fa parte del calcio. Chi gioca a pallone sa esattamente come funziona. Viviamo in un momento sociale ed economico di grande difficoltà, quindi gente che guadagna certe cifre se le deve guadagnare. Questo è il mio pensiero. Ecco, il campionato diciamo sino a questo momento non ha offerto grandi soddisfazioni al Coridonia. Secondo lei perché? Perché è una squadra che è stata rinnovata, una squadra che ha mantenuto i 3-4 elementi e poi comunque per 7-11 è stata comunque stravolta. Chiaramente per Giovanni non è facile ogni anno ricostruire da zero, e abbiamo delle difficoltà, però ripeto, insomma, il campionato di quest'anno mi sembra molto meno difficile di quello dell'anno scorso. L'anno scorso siamo riusciti a rimetterci in corsa e abbiamo sfiorato i playoff, quindi abbiamo tutto il tempo per risalire la china, abbiamo un ambiente che comunque ci permette di lavorare tranquilli, poi tranquilli tra virgolette, però io sono molto fiducioso, perché sia io che Giovanni conosciamo perfettamente i nostri polli, tra virgolette, quindi sappiamo dove mettere mano. Quindi il pensiero di Falzetti, neo direttore sportivo del Coridonia, è chiarissimo. Per concludere sentiamo anche quello di Massimo Ciocci. Ma il pensiero mio e poi soprattutto il pensiero della società è che ci siamo affidati a una persona che sa quello che vuole. Siamo convinti che è stato un momento, un po' è un mese e mezzo che le cose non stanno andando bene, ma siamo convinti che la squadra che abbiamo fatto è una buona squadra che ci può dare delle soddisfazioni. Purtroppo è arrivato un momento che forse c'è da cambiare qualcosa. Flavio sa quello che deve fare, noi siamo fiduciosi, tutta la società decisa a riportare qui Flavio per darci una mano.
Chiarissimo quindi l'intento del Coridonia Calcio, Flavio Falzetti ha parlato chiaro, il responsabile Massimo Ciocci altrettanto, quindi non c'è che da attendere praticamente questi volti nuovi, vedremo chi saranno quelli in entrata e quelli in uscita, per ora si pensa solo alla partita di domenica prossima a Fabriano, perché Fabriano potrebbe essere la tappa del riscatto completo di questa squadra, vedremo quello che succederà.